ne trovano altrove, che ne hanno segnato il destino. Tra i tanti esempi possibili ne abbiamo scelto uno, quello di una giovane modella. Il suo nome è Elizabeth Siddal, che fu tra le ispiratrici di un movimento pittorico seconda metà dell'Ottocento che aveva come ambizione niente meno che di andare a ricercare la mitica purezza dei primitivi. Al numero 2 di Holland Park Road, nel cuore di Kensington, si trova una costruzione in mattoni rossi apparentemente anonima. Unico guizzo, una cupola in stile moresco. Mai, come in questo caso, si può dire che le apparenze ingannino. È l'incredibile casa studio fatta costruire nel 1865 da Lord Frederick Leighton, collezionista, artista lui stesso, e presidente della Royal Academy of Arts. Una dimora e insieme un palcoscenico d'eccezione sul quale al padrone di casa piaceva interpretare il ruolo di amante dell'arte. La casa doveva essere spettacolare, doveva esprimere tutte le sfaccettature della sua personalità. Entrando, l'Arab Hall, con la sua cupola rivestita in foglia d'oro e una fontana al centro, accoglieva gli amici pittori e anche i membri della famiglia reale inglese. Le pareti sono rivestite interamente di maioliche in stile arabo, sui toni dell'azzurro e con mosaici in oro. Lord Leighton era un fine orientalista e collezionava opere d'arte e oggetti durante i suoi viaggi in Turchia, antica Persia ed Egitto. La casa riflette il suo stile eclettico. Alle pareti una collezione di quadri di Leighton e di amici pittori a lui contemporanei, molti dei quali facevano parte della confraternita dei Preraffaelliti, un movimento di artisti nato in Inghilterra nella metà dell'Ottocento. La Silk Room, detta così per le pareti rivestite in un giallo acido in seta, ospitava gli amici artisti per ammirare i recenti acquisti di Lord Leighton, che includevano quadri di Constable, Delacroix e Corot. Lord Leighton, come abbiamo visto, era amico di molti pittori appartenenti a quella strana confraternita detta dei Preraffaelliti, quasi un'associazione segreta, animati da una profonda, grande, smisurata, potrei dire, ambizione trasformare la società per mezzo dell'arte. Tutti legati da profonda amicizia, stessi gusti, una visione sociale comune. Tra questi c'è John Everett Millais, autore di questo quadro di Ofelia che vedete adagiata sulle acque di un torrente quasi fosse su un letto, le vesti fluttuanti, lo sguardo estatico, le mani levate come in un gesto sacrificale. Modella per questa eroina fu ancora una volta Elizabeth, musa di quasi tutti i pittori appartenenti alla confraternita. Una bellezza eterea e malinconica, capelli rosso rame, magrissima, alta e di un'eleganza innata. Elizabeth è la terza di 8 figli di una famiglia di umili origini. Il padre fabbrica e vende coltelli. Elizabeth deve trovarsi presto un lavoro e finisce a lavorare come commessa in un negozio di cappelli dietro Leicester Square. Ed è qui, al numero 3 di Cranbourne Street, che il destino di Lizzie, come tutti la chiamavano, prende un altro corso. Il pittore Walter Howell Deverell la nota nel negozio e ne rimane profondamente colpito. Sta cercando una modella per la sua 12ª notte e quella ragazza malinconica sembra fare al caso suo.
Fare la modella all'epoca era un mestiere poco raccomandabile per una ragazza di buona famiglia. Per cui Deverell è costretto a far intercedere sua madre per convincere Lizzie e i genitori a farla posare per lui. E le prometto che mio figlio sarà un ragazzo onesto. Non porterà Miss Siddall in alcuna circostanza che comprometterà la sua reputazione. Quella bellezza non convenzionale, il suo stile nel vestire privo di corsetti, la folta chioma color fuoco. Lizzie diventa immediatamente il volto più ritratto dalla confraternita dei preraffaelliti, incarnando il loro ideale femminile. Hai ragione. Lei è davvero spettacolare. La confraternita viene fondata nel 1848 da John Everett Milley, William Holman Hunt e Dante Gabriel Rossetti. Dopo aver posato per Hunt, Elizabeth decide di posare per Milley, che la ritrae nelle vesti di Ofelia. Sì. Sembra che per rendere più autentico il dipinto, Milley abbia fatto posare Elizabeth immersa in una vasca piena d'acqua, riscaldata da alcune candele. Lizzie era vestita con un abito ingombrante ed era costretta a posare per ore. Un giorno, mentre posava per Milley, le candele che servivano a riscaldare l'acqua si spensero e lei rimase stoicamente in posa, ma contrasse una fortissima forma di bronchite che le minò la salute e che spinse il padre a chiedere un indennizzo di 50 sterline a Milley. L'Ofelia fu esposta per la prima volta pubblicamente nel 1852 alla Royal Academy of Arts. La vita di Elizabeth cambia ancora una volta quando incontra Dante Gabriel Rossetti, forse il più famoso tra gli artisti preraffaelliti. È figlio di un esule mazziniano, famiglia colta, personalità carismatica, temperamento appassionato, un debole per le donne, insomma, molti di quei caratteri che fanno l'eroe romantico per eccellenza. I suoi quadri sono popolati di eteree figure femminili ed Elizabeth se ne innamora immediatamente. Elizabeth, con la sua bellezza fragile, strega immediatamente Dante Gabriel Rossetti. Tu hai capito, vero, che la tua vita sta per cambiare per sempre? E diventa la sua musa ispiratrice. Rossetti la ritrae in Ecce Ancilla Domini, Regina Cordium, il sogno di Dante alla morte di Beatrice. Lizzie diventa l'amante di Rossetti. Ma Dante non le è fedele. Ama le donne e ha relazioni con altre modelle che ritrae nei suoi dipinti. Però finisce sempre per tornare da lei. La sorella di Dante, che non sopportava Lizzie, descrive l'ossessione del fratello con queste parole. Si nutre della bellezza del suo viso dalla mattina alla sera. Per Elizabeth, fare la modella significa la fuga da una vita noiosa, ma soprattutto l'indipendenza. Elizabeth, che nei quadri appare eterea e fragile, nella realtà è una donna determinata che vuole migliorare la sua condizione sociale. Aspira a diventare un'artista lei stessa e chiede a Rossetti di insegnarle a dipingere. Il grande critico d'arte John Ruskin vede i suoi lavori e ne intuisce il talento. Diventa così il suo mecenate e le versa un vitalizio mensile per farla concentrare sulla pittura. Ruskin capisce anche la forte influenza che Lizzie esercita sull'arte di Rossetti e lo esorta a sposarla. Celestiale Gabriel, devi seriamente pensare di sposarla. Il loro tormentato rapporto, i tradimenti, la depressione e forse l'anoressia spingono Elizabeth ad assumere frequenti dosi di laudano, un misto di oppiacei e alcol, fino a diventarne dipendente. Elizabeth, emaciata e malata, finisce per impersonare il cliché della donna romantica per eccellenza e usa la malattia per tenere stretto a sé Dante Gabriele Rossetti. L'hai portato il laudano? È qui.
hai spezzato il cuore. È vero, sì. Hai ragione. La Siddal si impose anche se il suo fisico contrastava nettamente con quelli che erano i canoni vittoriani della bellezza femminile. Magra fin quasi all'anoressia, una figura praticamente maschile, poco seno, niente fianchi, per di più fluenti capelli rossi, che all'epoca erano considerati un segno stregonesco. Fu una delle poche artiste indipendenti dell'epoca e con il vitalizio di Ruskin viaggiò in Francia e in gran parte del continente. Nel 1860 Elizabeth è in fin di vita. Non si sa se a seguito di un'overdose da laudano o dopo una ricaduta della malattia. Dante decide allora di sposarla, contro il volere della famiglia. Lizzie, dopo il matrimonio, sembra riprendersi, rimane incinta e va a trascorrere il periodo della gravidanza nella Red House di William Morris. Qui partorisce una bambina che purtroppo nasce morta. Probabilmente la depressione per questo lutto riaccende la sua malattia. Quando ti vedo, mia amata, la più amata, quando nella luce gli spiriti dei miei occhi davanti al tuo volto si illuminano, tutto è solenne. Nel 1862, in una sera di febbraio, Dante e Lizzie vanno a cena fuori. Lizzie sembra contenta. Dante la riaccompagna a casa ed esce nuovamente. Al suo ritorno, la trova esanime, con una boccetta di laudano vicino. No, non morire! Non puoi morire! Sembra che avesse appuntata sul vestito una lettera di addio. No! No! Ha soli 32 anni. Elizabeth muore. Il referto ufficiale del medico parlerà di un malore, probabilmente causato da un'overdose da laudano. Ma la storia di Elizabeth non finisce qui. Rossetti, distrutto dal dolore, la seppellisce con l'unica copia del manoscritto di poesie d'amore che ha scritto per lei. Ho scritto questi versi per te, amore mio, in modo che possano stare con te per sempre. Diversi anni dopo, in preda alla disperazione e ossessionato dall'idea di pubblicare le sue poesie, chiede il permesso di riesumare il corpo per recuperare il manoscritto. In una notte del 1869, Rossetti si reca al cimitero di Highgate insieme al suo agente letterario. Leggenda vuole che trovi il corpo di Lizzie intatto e i capelli cresciuti a dismisura. Lizzie era più bella che mai. Rossetti dipinse un'ultima volta Elizabeth in Beata Beatrix, il suo capolavoro, nel quale ritrae una Beatrice angelicata, il volto trasognato, rapito da estasi, l'incarnato pallido e nelle mani un fiore di papavero, allusione alla sua dipendenza da laudano. Lizzie continuerà ad ossessionarlo per il resto della vita, dipendente da cloralio, una droga. Morirà povero, con l'unico desiderio di essere seppellito nel cimitero di Highgate, accanto all'amata.